questa è la palestra della pugilista Isolotto, che è affiliata, diciamo, alla squadra dei Rossi. E questo sono io. Grandezza naturale. Grandezza naturale, sì. Senti, quando ci hai messo a fare sto fisico? Tanti anni di palestra. Dal 2000 che mi alleno, sì. Volevo essere in cima a tutti. Quindi ho dovuto modificarmi per esserci, perché non essendo un pugile, la mia dote poteva essere solo la stazza fisica, il peso, perché comunque davanti a me trovo sempre pugili allenati, professionisti alcune volte, e diciamo faccio cazzotti da strada, comunque sia devo cercare di avere una qualità più che il peso, ecco. Tu c'hai la faccia da buono. Ma io alla fine sono un buono, cioè a me, chi mi conosce sa che sono un gigante buono. Io è che non so cosa mi succede poi alla fine. In realtà, perché quando entro in quel campo io cambio totalmente. Da quanto posso essere bravo, buono, divento un calciante, ecco. E il calciante deve essere a volte anche cattivo, ecco. Senti, ma ti capita mai che il papà di qualcuno dei bimbi che porti a scuola sia il calciante di qualche altra scuola? Qualche altro colore. Capita, ci si saluta, siamo insomma in allegria, ecco, anche dopo. Quindi qualcuno che tu magari hai picchiato te l'ha dato. Ma sai, quando fai le cose con rispetto e correttezza, anche se ti picchi dentro il campo, fuori deve rimanere, per quanto riguarda la mia persona, sempre un buon rapporto. Però ci sta sempre, comunque ci sta sempre l'episodio di quello che tira il cazzotto indietro o la pedata in terra, e quello sta nella persona che lo riceve, poi affrontarlo o l'anno dopo durante la partita, se lo ritrova in campo, o se no fare la sua sfida personale, dipende un po', ecco. Io non la vedo così. Ti ricordi la prima volta che sei venuto qua? Sì, me lo ricordo. Il campo era quasi pieno, ci giravano tutti a guardarci perché io ero secco secco. 15 anni fa ero già stato su questo campo per filmare una sorta di amichevole. E lì per la prima volta incontrai Riccardo. Ecco, questo è il campo nostro d'allenamento. Questa è la porta. Se la palla batte qui e va dentro e caccia, un punto per la squadra. Se la palla batte qui e esce fuori, non è caccia. Se la palla batte qui sotto e esce fuori e torna in campo, non è caccia. Se la palla viene lanciata e non entra qui ma va sopra, è mezza caccia per l'altra squadra. Ma essere calciante ti ha dato più problemi o vantaggi? No, sicuramente vantaggi. Comunque sia, essere calciante è una cosa in più che hai nella vita. Risse, insulti e partita sospesa dopo qualche minuto nella semifinale di calcio storico fiorentino. È di nuovo polemica sul calcio storico fiorentino dopo le risse scoppiate ieri dentro e fuori il campo da gioco. A Firenze si sente di spesso i calcianti sono quelli che creano, no, cioè, non è proprio, a volte... Ma sai, è rimasto un po' questa ideologia vecchia, perché questo lo si poteva dire dei calcianti degli anni 90, degli anni 80, che veramente portavano le partite anche dopo il calcio storico. Quello che succedeva in campo se lo riportavano fuori, e spesso cazzottate, discussioni, articoli sul giornale. Però ora penso, credo, e sono consapevole di dire, siamo più sportivi. Il calcio storico, comunque questa esperienza al limite, che ti ha insegnato nella vita? Che mi ha insegnato? Prima di tutto che devo credere in me, che ho delle potenzialità che so usare, che devo usare, che pensavo di non avere, però l'ho scoperto, con questa tradizione ho scoperto tanto di me. Quando ho deciso di girare qui a Firenze, io non sapevo cosa fare, perché Firenze è una città che quanta gente l'ha raccontata, cioè non è facile fare qualcosa su Firenze. Allora mi sono ricordato che quando abbiamo girato Florence Fight Club, io chiedevo a voi, che comunque rischiavate la vita sulla vita, comunque le ossa, perché lo fate? E la maggior parte di voi mi diceva per Firenze. Per te che significa?
far parte della storia, che ora noi si parla, ma noi si entra a far parte della storia quando si gioca a calcio storico. Quindi è una bella sensazione, vuol dire che